nel video precedente ho commesso un errore. Ho detto che L e K sono la stessa cosa. In realtà non è vero, perché L è il coefficiente di autoinduzione o induttanza e rappresenta non la costante di proporzionalità fra la corrente che scorre nel circuito e il campo B, ma rappresenta invece la costante di proporzionalità tra la corrente che scorre nel circuito e il flusso magnetico, il flusso del campo B attraverso il circuito stesso. Dunque questa è la corretta definizione dell'induttanza, e il flusso magnetico nell'ipotesi di campo B uniforme all'interno del circuito, come risulta qui da questa figura, chiaramente è un'approssimazione. Allora questo flusso magnetico è semplicemente B per S, come avevo scritto anche qua in precedenza, ma B è proporzionale alla corrente che scorre nel circuito secondo la formula del libro, K per la corrente elettrica, quindi KI del circuito per S. E allora, confrontando queste due formule del flusso, vediamo che L e K non sono la stessa cosa, ma L è K per S. Dunque questa formula qua che è sbagliata la cancelliamo, lasciamo l'altra che ci dà il libro, e poi in rosso ci sono tutte le correzioni dell'errore. Infatti il flusso magnetico abbiamo appena visto che è K per la corrente per S, quindi KIS e non LIS, e abbiamo visto anche che si può scrivere il flusso LI, quindi ecco qua LI del circuito. Andando a derivare queste formule otteniamo la derivata istantanea del flusso magnetico, che dobbiamo scrivere o come LI.C, derivando questa espressione, oppure possiamo scriverla come KSI.C. E allora qui dovremmo scrivere KSI.C, derivando quest'altra espressione. Dunque questa S, l'area del circuito, in realtà non deve starci qua. Quando poi andiamo a sostituire quest'ultima espressione della derivata del flusso magnetico nella formula precedente, o togliamo qui l'area S, oppure la lasciamo, però al posto di L dobbiamo scrivere più correttamente K. Quindi K, eccolo, al posto di L, I0, e al posto di S l'area pi greco era la seconda.